Allora, salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e Giovanni Caruso. che è dall'altra parte a Genova e vi facciamo vedere come funziona TeamViewer, appunto. Abbiamo intenzione di farvi vedere come si fa a lavorare con un desktop a distanza. Praticamente l'insegnante di sostegno sono io, il ragazzino è il nostro Giovanni. Vi faremo vedere come si può cooperare, collaborare, fare lezione e giocare, intrattenerci. Stiamo usando appunto TeamViewer. Avevo pubblicato questa guida scritta che è appunto sul sito del MIUR per questa bruttissima situazione, ma insomma impariamo ad usarlo. Segnaliamo anche i webinar sull'uso inclusivo delle nuove tecnologie che l'Istituto delle Tecnologie Didattiche sta producendo in questo momento, e per andare velocissimi vi faccio vedere come si arriva a mettere insieme questa cosa che permetterà a me e a Giovanni di cooperare sullo stesso PC. Lo strumento è questo: TeamViewer. Si scarica a questo indirizzo. Quando scrivete scarica, decidete per cosa lo scaricate. Quindi vedete, non è open source, ma per un utilizzo privato. E possiamo usarlo liberamente, questa è una grande cosa. Dopo che l'avete scaricato, lo installate e ovviamente dichiarando un uso privato. Fatto questo, lo troverete sul desktop di Windows. Sottolineo che c'è anche per Linux. Questa guida la facciamo da Windows. Windows. Ecco, però va anche su Linux. Non ha la funzione meeting, ma ha la funzione controllo remoto, che è quello che vedremo. TeamViewer è un software che nasce per il controllo remoto dei computer, quindi per fornire assistenza agli utenti che magari hanno bisogno e non possono essere vicini a noi come in questo momento. Ha due modalità, il controllo remoto, che è quella predefinita quando si installa e si avvia TeamViewer, che è questa icona azzurra con le due freccette, viene fornito un ID e una password. La password cambia ogni volta che il software viene rilanciato, quindi può cambiare, mentre questo ID rimane sostanzialmente lo stesso. L'utente che vuole fornire o ha bisogno di un ID, ad esempio, se io volessi dare supporto allo studente, gli chiederei di comunicare il suo ID, lo metterei qua dentro, quindi digiterei il numero dell'ID che sarà un numero generato automaticamente dall'applicazione del mio studente, dell'utente remoto, e cliccherò su connetti. A quel punto mi apparirà la password e se la password lui mi dovrà dettare, l'utente dovrà dettarmi la password, magari via telefono con un messaggio, io potrò connettermi e accedere al suo computer remoto. Il meeting è l'altra modalità. Eccolo qua, questo è il programma. Noi cliccheremo avvia un meeting, che è questa funzione qui, e presentazione. Appena clicchiamo presentazione si apre questa finestra e vediamo l'ID della presentazione. Con questo numerino semplicemente inviato in posta elettronica o con un messaggino o col telefono, con qualcosa, a un computer remoto. Come in questo caso, io voglio partecipare al meeting istanziato dal mio docente, quindi in questo caso sono lo studente, voglio partecipare al meeting che ha istanziato il mio docente, mi farò dare l'identificativo del meeting, inserirò il mio nome e cliccherò su Partecipa al meeting. Abbiamo la possibilità, io e Giovanni, in questo momento vedete Francesco il presentatore e Giovanni dall'altra parte, di fare qualcosa assieme sullo stesso computer, cioè sul mio computer. Praticamente quello che io faccio sul mio computer, Giovanni lo vede e per esempio adesso io apro TuxPaint che ho preparato un giochino da fare con lui. Adesso Giovanni muovi il mouse. Eccolo lì, adesso è Giovanni che lo muove. Per esempio, se Giovanni, io e Giovanni fossimo assieme, dicessi: Giovanni, vedi queste palline rosse? Sono i frutti, mettimi i frutti dentro l'albero, metti un po' di frutta. Ecco che Giovanni sta muovendo il mouse e sta mettendo la frutta dentro il coso. E se poi io dico a Giovanni: guarda Giovanni, adesso nei timbri vado a prendermi le paperine, le prendo piccole. Le papere le metti sull'erba, sull'albero o dentro l'albero? Decidi te. Ecco che Giovanni
può decidere di introdurre papere, uccelli e cooperare costruendo un disegno. Poi questo file, se voglio, lo posso anche spedire. E nel momento che parte TeamViewer, in meeting parte immediatamente. Ecco, quindi lui, Giovanni, adesso il mio computer e il suo è uguale praticamente, abbiamo lo stesso modo di controllarlo. Per cui possiamo, che ne so, in questo caso abbiamo giocherellato con questa roba qua, posso stampare, cioè posso anche fare un testo condiviso. Adesso scrivo: io sono Francesco, e vi racconto come si lavora in coppia a distanza. Se il ragazzo può lavorare, può scrivere, può farlo lui. E se no, lui parla e io scrivo. Ecco, Giovanni, dimmi una frase, vado avanti a scriverla io, poi vai avanti tu magari. Io sono Giovanni e mi piace lavorare con il computer. Ecco, ho scritto io. Perché magari Giovanni è impedito, non è in grado di poterlo fare, però lo vede. Ah, se invece è in grado di farlo, scrivi tu adesso, io sto fermo. Sì, io ad esempio vedo che c'è un errore qui che può esserci sfuggito, adesso Ecco, devo vedi, va correggerlo, ad aggiustarlo. oppure scrivo e racconto quello Parla forte perché si registra poco. che mi piace raccontare. Ecco, perfetto, quindi Giovanni racconta quello che piace raccontare. Io adesso, per esempio, adesso ci introduco un'immaginetta catturata da qua, giusto perché Giovanni gli piace raccontare questa cosa. Eccolo là, abbiamo incollato TeamViewer. Gli piace raccontare. Adesso vi faccio una domanda. Che cosa, Giovanni? Cosa abbiamo, stiamo raccontando? Come? Come si usa TeamViewer per lavorare in coppia a distanza, ma senza usare tecnologie cloud? Esatto, e può essere gestito semplicemente come vi ho fatto vedere. E da questa parte di qui, dove c'è Giovanni, il presentatore consente l'uso di audio, video, chat e tante altre cose. Non entriamo nel dettaglio. Chi lo userà troverà tutte le funzioni, per cui non serve spiegarle, andrà ad esplorarle perché gli viene in mente come faccio a condividere un file, eccolo qua, come faccio a vedere un video, come faccio a fare una lavagna. È interessantissimo questo sistema. Io lo segnalo non solo per quel che riguarda il lavoro, ma per esempio adesso io e Giovanni giochiamo a tennis. Vai, Gio, pronti? Io uso PL, tu usi QA. Ecco, mi frega sempre. Adesso io e Giovanni giochiamo. Quindi una bella cosa. Ah, ti frega, Gio? Sei fortunato. Sono Ecco, velocissimo. quello che voglio segnalare, il bello, è che 1-0 Gio non è solo per imparare, ma anche per stare assieme, per costruire una relazione. E a distanza possiamo farlo sia con strumenti web, con programmi o cose che troviamo su internet, o come questi che sono programmi residenti che ci permettono di giocare. 2-0 Gio. Lo finiamo dopo, dai, la partita. Va bene, va Va bene. bene. In questo modo tutti e due potremo collaborare direttamente insieme, senza bisogno di altri software, e con la funzionalità che altri strumenti non hanno di poter controllare il computer dell'altro in remoto. In questo caso è Francesco che mi permette di controllare il suo. Ecco, sì, ho messo il microfono vicino perché voi così potete sentire. Questa tecnologia è molto bella per chi è un insegnante di sostegno perché può entrare in una relazione proprio personale con il ragazzino e farlo sentire parte di una cosa pensata per lui.
Ovviamente il meeting può essere usato anche per quattro, un gruppettino, però lì ci vuole già una buona rete. Io lo sollecito proprio come strumento dell'insegnante di sostegno, che può far sentire sia la famiglia che il ragazzino vicini ancora in continuità educativa. Stiamo preparando anche una lista di attività che potrebbero essere utili, che metteremo in rete, di siti che danno servizi per giocare, per imparare online, ce ne sono veramente tanti. Quello che è interessante è che questo è uno strumento semplice, si clicca in due e si coopera, fine. Usiamolo e rendiamo partecipi i nostri ragazzini più possibile in questo momento di isolamento. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Giovanni. Grazie e mi raccomando, frequentate lo spazio Emergenza Coronavirus sul sito di Esteri Quadro Formazione e troverete insieme a questo tutorial le indicazioni lasciate da Francesco e dagli altri relatori e gli altri materiali a supporto di questa modalità di lavoro e non solo. Grazie. Buona sperimentazione.